Allora, mancano 5-6 minuti, ma credo che veramente adesso il Napoli sia molto vicino all'eliminazione. Peccato, peccato, peccato perché allora, innanzitutto, come sempre, l'arbitro, come cazzo si chiama, Junciu, come cazzo si chiama, se non sbaglia non è contento, se non fa una cappella non è contento, oggi ne fa diverse. Sbaglia innanzitutto sul gol dell'1-0, quello che è un po' rischia di tagliare gambe al Napoli, perché tantazione palla dentro. Milik, stop di petto, può girarsi Murato. Vi stavo dicendo, aspetta, seguiamo ancora la situazione del Napoli. Tra l'altro, ho proprio di mangiare, ora vomito tutto in diretta, faccio 1 milione di views. Vomito, oh raga, allora, cose importanti. Seguiamo la situazione del Napoli, palla dentro, ti colpo di testa. Che cazzo ha preso i piedi del stadio, il palo? Che, allora, come vi stavo dicendo, lasciate i miei piaci, iscrivetevi a questo canale, mi raccomando, iscrivetevi anche al mio secondo canale, Sequel Calcio 2.0, dove pubblico ogni giorno due video, quindi mi raccomando, iscrivetevi, attenzione, il Napoli attacca, va per via centrale, il tiro, il pallone resta lì, Ter Stegen. E poi dopo, alla fine di questa diretta, venite sulla piattaforma Viola, perché siamo là per parlare di calcio in the live, quindi mi raccomando, venite insieme a Gabbo, il calcio totale, parliamo di questa gara. Che vi stavo a dire? Vi stavo dicendo, quel gol, il gol di oh, mi sfugge, di... Da spinta e tiro, l'Englet, il gol di L'Englet era da annullare a mio modo di vedere, perché spintona in modo anche abbastanza, il palo comunque ha preso, che è Lozano mi sa, il palo ha preso, pazzesco, spintona anche in modo abbastanza plateale secondo me, Demme, quello è fallo in attacco e il gol va annullato. Quel gol rischia di tagliare le gambe al Napoli ed effettivamente a mio modo di vedere taglia le gambe al Napoli. Poi non sale in cattedra, sale proprio sulla Sagrada Famiglia, Lionel Messi, dopo gli sale in piedi sulla Sagrada Famiglia, ancora in costruzione dal 1400, e fa subito quel gol pazzesco dove si divincola tra i giocatori e poi riesce a schiaffarla in porta mentre casca lì dove Ospina non può niente. Poi fa un altro gol bellissimo ed ecco qua l'altro errore dell'arbitro. Mi spieghi come cazzo è possibile che quello di Messi è da annullare, che Messi la prende di petto pieno, almeno per quello che mi sembra a me, l'ho visto, l'ho rivisto, l'ho guardato, l'ho riguardato, mi sembra che Messi la prenda di petto pieno. Non lo so perché, sinceramente non capisco perché sia stato annullato. Sì, la regola della compensazione, però insomma, fino a, ripeto, un Champions, secondo me soprattutto con... Già sto discorso lo puoi fare con... A parte non lo puoi fare proprio, perché praticamente la gara era sul 2-0 e quindi insomma non è che... Se l'avevi indirizzata in un certo modo, ma al di là dell'indirizzamento, la compensazione con la regola dei gol fuori casa in casa non la puoi fare. Intanto il Barça sta attaccando ancora. Aspettate, guardiamo stazione, palla di merda che gli ha dato. Mancano 2-3 minuti. Allora, vi stavo dicendo, poi il Barça, il 3-0, oddio, mamma mia, Di Lorenzo ha perso un pallone. Difesa del Napoli poco attenta oggi, oggettivamente poco attenta. Ecco, il terzo gol lo fa Suarez, se lo guadagna Messi, il calcio di rigore. Però anche là, ma io mi domando e dico, no? Ma Koulibaly, ma porca troia! Ma vabbè, però, uno dice, Koulibaly lo salviamo, ok? Ha fatto un fallaccio, doveva spazzare il pallone a centrocampo, invece ha spazzato Messi a centrocampo, ha dato un carcio. L'hanno visto fino in Burundi, l'hanno visto tutti, tranne l'arbitro al VAR. Ora io voglio capire. Primo gol non annullato, erano arrivati supplì al VAR, in sala VAR. Secondo gol, quello annullato, invece a Messi erano arrivate bruschette. Probabilmente erano arrivate le pizze quando parla del rigore netto al Barcellona. Perché? Perché ci hanno messo 6 mesi. Raga, vedevamo i replay e c'era Koulibaly che dava un carcio fortissimo a Messi. E l'arbitro guarda, poi gli dava nel replay, calcio fortissimo a Messi. Replay, calcio fortissimo a Messi. Io voglio capire l'arbitro, ma che cazzo stava guardando? Cioè, secondo me, nella testa dell'arbitro, con le scimmiette, altrimenti non si spiega perché stai 2 ore, 2 ore e mezza a guardare un intervento che è nettissimo. E poi ci lamentiamo se si perde tempo. Prova a riaprire il Napoli sul calcio di rigore con Insigne a fine primo tempo. Devo dire che nel primo tempo il Napoli poteva stare sotto anche con un parziale, secondo me, più pesante. Quindi gli è andato anche bene, poteva finire pure 4-0. Quindi diciamo che 3-1 è andata quasi bene. Nel secondo il Napoli è uscito fuori. È vero che il Barça ha abbassato anche il baricentro, e ha giocato un modo un po' più lieve. Però il Barcellona, il Napoli è uscito fuori, ha iniziato a giocare, ha iniziato a fare delle incursioni importanti. Ha fatto un gol che gli è stato, attenzione, ha fatto un gol che gli è stato annullato a Milik, di testa, giustamente perché era in fuorigioco, stavolta chiamata giusta. E
ha avuto un'altra chance, ve l'ho detto poco fa, forse con Lozano che ha preso il palo, so se era Lozano, sicuramente prima Lozano di testa si è mangiato un gol, diciamo mangiato, più che altro non capisco perché Lozano quando lo vedo a Napoli lo vedo sempre in zone centrali del campo, mentre quando lo vedevo al PSV o col Messico lo vedevo sempre a correre, a scorazzare felice sulle fasce di competenza, non capisco perché, secondo me Lozano dovrebbe, ecco infatti adesso sta a largo. Ok, niente. Dovrebbe giocare molto più sulla fascia, dovrebbe giocare molto più dove spinge Di Lorenzo, dovrebbe spingere Lozano quando gioca a destra, ovviamente a sinistra quando gioca a sinistra, quando dove spinge Mario Rui. Che vedevo di per il resto? Ho visto Mario Rui che a una certa gli ha imbruttito a Suarez, e tamba me frega un cazzo che te chiami era Suarez, via sposo delle vite, a me non me ne frega niente, che comunque è un sano agonismo e ci sta. In questo momento il Napoli dovrebbe fare un mezzo miracolo perché dovrebbe pareggiare 3-3, però vi devo dire, io durante il primo tempo parlo con Gabbo e gli dico guarda, io ho paura che qua finisca con una goleata perché vedevo il Napoli totalmente in palla, tant'è che i tifosi del Napoli dicono sì, l'arbitro sta sbagliando tutto, 5 minuti di recupero, però è anche vero, che il Napoli non è in palla. Intanto invece adesso il Napoli che sta attaccando palla fuori, è bello vedere il Napoli che comunque sta mettendo in difficoltà il Barcellona, perché il Barça passa, perché ormai passa, il Napoli dovrebbe fare due gol nei restanti 4 minuti e 50 secondi e la vedo veramente difficile. Però vedere il Barça tutto chiuso, con 10 uomini su 11, tranne Messi, dietro la linea del pallone, e il Napoli che attacca, che verticalizza, che cerca di trovare il gol, beh, secondo me è una bella cosa, secondo me, insomma, fa capire anche come il Napoli non si sia arreso, come abbia riniziato a correre dalle proprie ceneri, e credo sia un buon... attenzione, intanto vediamo questa azione del Napoli per vie centrali, invece una si allarga con Di Lorenzo la rigioca centralmente, palla a destra, palla dentro, occhio, no, niente da fare, è murato. Stavo dicendo, è un buon segnale anche di ripartenza per il prossimo, qualche intervento di Koulibaly, però poi non ci arriva. Mario Rui, che cazzo ha fatto Mario Rui? Poi si è perso il pallone. Vi stavo dicendo, poi mi faceva ridere perché... Allora, in cabina di commento, il commentatore continuava a dire ma ricordiamoci che il Barcellona non ha sostituzioni, ricordiamoci che il Barcellona non ha possibilità di fare sostituzioni perché in panchina ci sono giocatori della primavera. Sì, va bene. Però i titolari erano Messi, i titolari erano Suarez, i titolari erano Griezmann, i titolari erano Jordi Alba, i titolari erano Lenglet, i titolari erano Piqué, i titolari erano ragazzi, cioè nel senso mancavano i panchinari, va bene, ma se c'hai dei titolari così forti, credo ci sia veramente poco da dire. Intanto è ammonito Suarez, probabilmente aveva detto qualcosa all'arbitro che non gli è andato così tanto a genio. Che vi devo dire, raga, mi dispiace per Napoli che poteva fare un mezzo miracolo, ma comunque era un miracolo, cioè... Secondo me uscire 3-1 a Barcellona, perdendo appunto a Barcellona, col Barcellona non è una figuraccia, non è un fallimento. Il Napoli ha fallito probabilmente in campionato arrivando settimo, ha salvato un minimo la stagione cambiando timone in corsa e portando Gattuso sulla panchina, e in Champions doveva fare un miracolo. Sì che era strana questa Champions con il Covid, con tutti che partiranno per lo stesso paese. Però il Portogallo tra l'altro, però no, cioè era veramente difficile, se non mi vedere il Napoli che facesse il miracolo, ci stava la possibilità, però era veramente difficile. Detto questo adesso me lo sposto a casa, devo andare dai miei perché c'è la diretta tra pochissimo, sto sudando come un beduino. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, io vi ringrazio per aver visto il video, tantissimo c'è qui sotto, buona lalla, fatemi sapere la vostra. Niente, una buona serata ai tifosi del Napoli, nonostante l'eliminazione, so cosa si prova, tra l'altro porca troia, l'Italia le sarà andata a casa tutta, c'è rimasta l'Atalanta che farà le final eight e l'Inter. Ciao regà!